Ragazzi, buon godo dei e bentornati su Poppy Metà in capitolo 3, terzo episodio e l'ultimo che registro in questa giornata incredibile. È tardi, ma riuscirò a registrare quest'ultimo episodio godoso. Prossima volta continuerò a registrare, poi probabilmente mi basterà, secondo me, per qualche settimana. Mi è bastato quasi un mese il capitolo 2. Secondo me il capitolo 3 potrebbe andare avanti sul canale, forse per un paio di settimane. Dipende da quante puntate vengono fuori. Io ho pranzato, sono bello carico, quindi ho tutto il cibo buono mangiato qui, quindi ho molta paura che questo cibo tra un po' mi comincerà a brontolare per gli spaventi che prenderemo, perché eravamo rimasti davanti a quella porta dell'orfanotrofio con il fumo rosso. Ora è palese che succederà qualcosa di brutto, perché il primo episodio è andato bene, secondo episodio è andato bene, adesso succederà qualcosa di brutto, quindi o Catnap ci comparirà all'improvviso e ci seguirà, potrebbero succedere cose abbastanza susse e brutte. Per il resto, come ho detto nello scorso episodio, mi sta piacendo veramente tanto, ma la cosa che adoro di più è il mood di terrore che ci sta mettendo nelle nostre ossa piene di gote. Non abbiamo trovato la maschera, abbiamo trovato il Grab Pack 2.0, che facciamo i salti incredibili. Voglio partire subito, quindi continua e ragazzi, si parte. Ah, ok, vabbè, devo rifare un pezzetto a piedi, vabbè. Siamo andati nella prima centrale elettrica di Playcare, abbiamo provato a portare il gas da destra a sinistra. Queste sono le chiavi per la Home Sweet Home, cioè l'orfanotrofio, quindi adesso dobbiamo prendere le chiavi se ce ne manda magari. Oh, Holly? Holly? Ah, scusa, ma allora me l'ha aperto l'orfanotrofio? Ci aveva lanciato le chiavi e noi con le chiavi avevamo aperto qua. Infatti noi eravamo rimasti davanti alla porta con il fumo rosso. Ah, ok, è tutto aperto. Chissà perché mi ha fatto... Ah, evidentemente il salvataggio sta lì. Vabbè, ok, niente, allora mo dobbiamo ritornare qua, niente, allora... Ecco, qui eravamo rimasti. Ci ha detto di andare nell'orfanotrofio e andare negli abissi dell'orfanotrofio per trovare... Qui adesso c'è la porta con il fumo rosso, eccola qua. E trovare la seconda centrale elettrica, che ci servirà per, penso, riattivare l'energia elettrica. Questo gas procura incubi, eh? 3, 2, 1, vai! Non possiamo usare le manine quando siamo nel fumo rosso, nel red smoke. Allora, con questo fumo noi dovremmo vedere in realtà gli incubi, però. O forse gli incubi li vedono solo i bambini. Tutti sti peluci dai Catnap, ci hanno fissati questi ragazzini con Catnap. Qui c'è la testa di una Giwagi. Andiamo. Questa è la scena del trailer, quella dove si sentiva Poppy che ci chiamava, eh? Attenzione, eh? Però nel trailer avevamo la maschera, non abbiamo le manine ancora. Sus. Oh no, aspetta un po'. Questa è la scena del trailer. Se avete visto il trailer sapete benissimo questo corridoio cosa ricorda. Oh no. Oh, che è sto rumore? Ah, è la luce. Foto di orfano. Testa a sinistra. Happy and fun way. What is that? Happy and fun way. Oh, andiamo a sinistra. Oh no, io mi guardo alle spalle perché questa è la scena del trailer dove un nostro esteemed toy maker and originator of the Playtime Company. È morto? At this time, an identity for the child. Ah, un bambino è stato trovato morto? Found in an upstairs bedroom in a large duffel bag. Officers on scene report that the remains appear to have been disturbed. Organs as well as key bones for the Madonna. Were reported missing from the body. Cosa? It's unknown at this time whether this extraction was in fact the cause of death. Ok, noi ormai sappiamo che questa cosa me l'avete confermata voi, e lo dico pure nel capitolo extra, che il bambino che ha perso Elliot è Poppy. Quello che non potevo immaginare è che è stata trovata morta in una maniera così truculenta, senza ossa. Possibile che... No, non poteva fare esperimenti su sua figlia. Lui ha iniziato a fare gli esperimenti, secondo me, dopo che gli è morta la figlia. E ha creato Poppy. Però chi è che ha fatto queste cose alla figlia? Senza ossa. Che cavolo? Io mi guardo alle spalle, ragazzi, perché so che comparirà lui, eh. C'era nel trailer. It's sickening. Nauseante. Elliot Ludwig was a great man. And those who knew him understood that he was not... Ah, hanno accusato lui della morte della figlia. What others now claim. He had a deep love in his heart. Infatti, però bambino, boh. Così c'aveva due figli. He ever planted this body all the more sick. Gli ha impiantato questo corpo. To clear his good name, both in the public eye and in the eyes of the law. Quindi hanno accusato lui di questo...
Tanto stiamo andando sempre più nel buio. Qui ci sono segni di gatto, di catnap. Però non va bene, ragazzi, eh? Questo è un incubo, credo, no? Perché siamo nel fumo. Cioè, io mi guardo alle spalle. Hanno accusato Elliot di quello che è successo al bambino. Questa non dice niente, eh? Sta squillando un telefono. Ah, guarda, delle mamme long legs attorno alle foto. Mamma mia, ragazzi. E dov'è il telefono? Però è un incubo, non può essere Holly. Non è Holly questo. Non è Holly. Che poi noi in questi incubo siamo sempre noi o siamo cambiate di persone? Oh mamma mia. Oddio, l'avete visto? Allora, aspetta. Bonnie. Scusate. Questo è il pranzo che torna su. Allora, ho risposto a te. Ho girato istantaneamente. Io ho visto solo l'occhio. Ho visto l'occhio che mi scorda. Va bene. Quasi strozzato. Grazie, Catnap. Maledetto. Scusa, domanda da 2 milioni di euro di godo. Come ha fatto Holly a contattarci? Adesso noi siamo in un incubo, una, insomma, un'illusione, realtà alternativa. Come ha fatto a chiamarci? A meno che noi in realtà stiamo camminando dentro l'orfanotrofio. Non lo stiamo vedendo, cioè noi in realtà siamo nell'orfanotrofio. Abbiamo attraversato il fumo, ma vediamo una realtà B. Non è così l'orfanotrofio dentro, quello sto dicendo. Ma secondo me sarà tutto distrutto e Catnap ci guarda. Lui ci ha detto di correre, eh? Catnap qui regna. Mamma mia. Naggia. Ah, è sparito, non ci sta. Andiamo. Despite Paytown's proclamation of Ludwig's innocence, many believe his inclusive and mysterious nature displayed over the previous decades lends suspicion to his claim. Ok, quindi l'hanno incolpato, no? Di vicino non si dichiarano che that he would often return to his home in strange hours of the night and depart again before sunrise. Ok, quindi non fosse malato. Others that and inch. Vabbè, ma ragazzi, ma che cavolo hanno creato? Ma me devo muovere o no? E che noi non lo vediamo, Catnap? Sono sicuro che lui c'è. Però adesso mi sta venendo un dubbio, ci sono tutti i segni per terra. Secondo me il primo trailer era ambientato qui. Mi sta venendo un dubbio. Possibile che questo... questo bambino... Io stavo dicendo, mi era venuto un dubbio che questo bambino che hanno trovato nella casa di Elliot sia una cosa extra, non è Poppy. Cioè Poppy è morta di una morte naturale. Questo è un bambino extra, quindi qualcuno... Elliot potrebbe essere veramente un mostro in realtà. Quindi altro che salvare Poppy dentro una bambola, magari ammazzava anche lui stesso gli orfani. Non diceva solo come fare. Io ragazzi... siamo arrivati? Io sto andando a destra e a sinistra, non so se è un labirinto. Ragazzi, mi sono cagato sotto in una maniera. Questi sono i giochi horror che mi fanno sentire male. Ah no, ok, non posso. Posso interagire? Mi sono cagato sotto, cavolo. Vabbè, l'avevo detto che questo sarebbe stato un episodio terribile, dai. Qui non vedo niente, ragazzi, non vedo niente. Non vedo niente, è tutto buio, buioso. Ah, sta parlando al contrario pure la radio. Guilt hunts you. Oh, se... non mi fanno... ci mancano due fantasmi, eh? Oh. Ah, ma siamo in un loop? Ah, eravamo in un loop? C'era quella tovaglia lì, vabbè. Che c'è pure quell'affare che si vedeva nel trailer che ti compariva alle spalle, eh? Quella specie di... fantasmi... no, di Super Mario... Mamma mia, che suoni brutti, voglio... che è un grillo? Vabbè, io guardo per terra. Mi guardo sempre alle spalle perché... possibile che non c'è quella creatura che si vedeva nel trailer che somigliava a Kiwagi? Eppure era qui, mi pareva proprio... come ci siamo arrivati qua? Perché non posso entrare?
Kills Haunts You. Ma non posso entrare? Questa è tipo una scuola? E allora che devo fare? Oh, vabbè, non devo entrare lì. È l'unica porta. Dove devo andare? Dobbiamo andare qua? Secondo me ci stiamo a perdere tantissimo. Un labirinto sto posto. Ah, qui c'è una sedia. Oh. Ragazzi, questa è una parte incredibile, eh? È inquietante, non è... Mamma mia, ragazzi, che ansia. Ma vedi che cambia tutto attorno a me? No, no. Da mo' che ci sto a camminare qua dentro. Qui ci siamo passati? Manco posso correre. Bambini che piangono. Mamma mia, ragazzi, è il posto che controlla noi. Noi stiamo decidendo niente, eh? Ma qui non è la stanza di prima, non mi fa entrare. Happy and fun way was it done. È stato fatto in maniera divertente e felice. Questo che posto è questo, scusami? Ma io volevo sapere di più di Elliot Ludwig, perché... No? Ci sono bambini? Play home, non... Welcome to Playtime. Per un attimo sembrava quella dell'Hour of... Noi, giustamente nel trailer si vedeva la famosa cassetta dell'Hour of Joy, che dovrebbe essere il momento in cui i giocattoli sono impazziti, di fatto. Che hanno attaccato tutti, no? L'Hour of Joy. Questo è Welcome to Playtime, quindi benvenuto nel divertimento, ma inteso come Playtime, inteso come... insomma, la fabbrica, penso. Boh, che c'è sta a fare questo qua? Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Va bene. Join the innovationists for the bounds of science Gli scienziati questi, no? Or join the counselors of daycare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Okay. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are, or what you've done, okay, worry not, for your supervisor is here. And oh, should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, sinned into the dark, all that awaits you are incomprehensible. Ma ce l'hanno proprio con noi? Che siamo Elliot e Ludwig noi? Each eager that they might. No, eh? Oh! Non posso girare lo schermo, guarda! Guarda, non posso girare! Full of teeth and meat and plastic. Non posso! Guarda! Non posso guardare da un'altra parte, devo guardare per forza lì! Warm welcome. No! Perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left. A world that's theirs now. Welcome. Oh, 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 via, 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 via! Corri! Oddio, che figata, lo stesso da... Corri, 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 corri! Io non mi giro, mi giro, mi giro! Oddio! Ah, dovevamo morire! Ah, ok! Pensavo dovessi rifare tutto al labirinto. Ho detto notte, prego. E non potevamo fuggire da quella specie di Agiwagi mostruoso. Io non so che dire, cioè abbiamo sentito tutte quelle testimonianze contro Elliot Ludwig. Perché comincio a pensare che noi siamo Elliot Ludwig? Non dovremmo essere morti noi. È per quello che non ci vedevamo in faccia. Ce l'hanno a morte con noi, ma chi è che ci parlava? Uno scienziato, gli spiriti dei bambini, Catnap, chi ci parlava? Che ci ha fatto una battuta, ah, se vieni tutti i giorni va bene, ma se uno come te dovesse sparire e tornare da tanto tempo, insomma, non può aspettarsi che l'ambiente è accogliente e benvenuto, home sweet home.
Benvenuto a casa e la Giwagi gigante, cattivo e 2.0, no, Ma che a parte che è stato fichissimo. Se avessi saputo che era una roba dove dovevo morire, me l'avrei osservato meglio. Avete visto come è uscito dalla televisione in pixel e poi è diventato 3D, che figata! E poi era gigantesco con le mani, mannaggia. Nell'episodio extra lo farò tutto all'indietro e ce lo vediamo tutto quanto. Vabbè, non potevamo vincere, non potevamo correre. Non mi aspettavo uscisse da un televisore. Assurdo, ragazzi, questo pezzo è incredibile. O lo vorrei già rifare. Per quanto mi sono quasi cagato sotto. E niente, dobbiamo andare via. E qui? Qui c'è un ascensore shortcut. Ma quindi tutto questo che cos'era? E poi soprattutto, c'era una strada o sono andato a caso? Vabbè, non me lo direte voi nei commenti. Nel primo episodio noi abbiamo visto una mascotte che io non ho mai visto. Ed era una fottuta scatola che aveva gambe, braccia, una testa molto grande. Non era Sus, purtroppo. Spero non ci siano scatole, come vi raccontavo, le scatole quelle che girano novella Escher Clown. Ecco, ci mancano solo quelle, ci manca solo il giocattolo a scatola qui dentro, Guarda quante scatole ci sono qui, No, vabbè, c'è veramente Daddy Long Legs, Mommy Long Legs, vabbè, ma che spettacolo. Allora, Daddy, vai, parlami. Immobile. Grazie del consiglio. Mommy, tu che ci dici? Immobile. Erpubo? No, dai, però sono di queste scatole. Dai, possono aver messo scatole che all'improvviso ti fanno wow. Dai, no, qui c'è sta pure gli enigmi. Quanto mi manca Mommy? Questo che è? Ah, era appesa qui la maschera antigas? Ma non mi aspettavo, nel trailer era appoggiata così in maniera diversa, quindi l'hanno cambiata. Qui c'è il sole. Questa è la seconda centrale, mi sa. Dobbiamo fare cose? Dobbiamo attivare le porte per andare lì dentro, però... Ah, mi sa, dobbiamo passare da sotto per forza. Mettiamoci la maschera antigas che era appesa lì, Ok. Ma se la levo un attimo? Non vedo niente. E questa che è? Ah, la macchinetta! Questa si era vista nel trailer. Che figata! Il nuovo Barry. Per carità, mi direte che ci stanno a fare delle go-kart così violente? Era qui appesa la maschera nel trailer. Che figata, i nuovi Barry. Ah, c'è questa, non l'avevo vista. Ok. Ma posso levarla? Beh, oddio, in realtà. Non so se tenerla. Possiamo andare qui. Quante foto di ragazzini? Quello? Ok. Ok, lì. Qui. Questo in fondo è un orfanotrofio. Qui i bambini riposavano, studiavano. Nessun foglio da leggere? Vabbè. E mo? Io sto andando a caso, Cioè, avevamo pure un'altra direzione, mi sa, Non mi ricordo, ma c'era un'altra strada o soltanto questa strada? Cioè, scusatemi. No, abbiamo un'altra strada pure. Due strade. Ah, è uno shortcut! È uno shortcut, ok, diciamo. Una specie, andiamo allora. Come intanto la devo levare perché non vedo niente. Pure qui possiamo andare? Ma quanta roba c'è da vedere qui? Qui non ci possiamo andare? Ah, ok, pensavo dovessimo andare qui. Ma quanta roba c'è, scusate? Ah, no, è inutile. Ok, pure. È una porta segreta? E
io non so qual è la direzione giusta. Questa mi secondo me è la porta segreta, dai, su. Scusate, e qui dove andiamo? Ah no, non possiamo aprirla. Ok, mi sa che questa è la strada giusta. Quell'altra è una strada extra. Questa qui, questa sinceramente è veramente nascosta. Ma le porte si chiudono da sole? Oh, questa è una stanza segreta, mi sa. Giusto? Giusto, ragazzi? Non ce l'ho, vero? No. Non ho una videocassetta grigia. Forse... Eccola! Grandioso. Sembrava Katnab. Void. Oscurità. Vediamo stavolta. Subject is stable. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Ok. Though highly irregular before lights out to perform. Che fatto con il mio amico? What are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Why did he get away? Questo è nuovo. Yes. Kevin is very sick. Very, very sick. But we want to make him better. But he can only get better if we take him where we can provide proper care and give him proper rest. Ho acceso un attimo, scusate. Do you really think he'll be okay? I should think so. We're good at what we do, son. We paid attention in school, learned, okay, and got our proper rest when we needed it. Just like you need it now, okay. I should think. Come now. Vabbè. Let's get you on back to bed. Okay. Quindi questo è un amico di Joseph. And I promise you, your friend will be alright. Okay. When you see him again, he'll have never been better. Frase che promette di un male. Ok. Quindi parla di questo Kevin Joseph, un ragazzo che gli stanno facendo gli esperimenti e Kevin era preoccupato per lui. E questo tizio gli ha detto tranquillo, Kevin starà meglio. Va bene. Ok. Interessante. Foto dei ragazzini. Le foto di questi ragazzini sono foto di gente che lavora nella Mob Entertainment, magari, no? Hanno messo le foto. Ok. Io ho il terrore che Katnab faccia cose. Ma ci siamo un gattino. Ah, carino. Ok. Mi piacciono le nuove videocassette fatte col televisorino, eh? Molto molto belle. Mi sono dato una porta in testa. Oh mamma mia. E mo? Oh, buono, eh? Direi. Oh. Una batteria. Ci serve un'altra batteria. Che episodio, ragazzi, questo adesso è il migliore di tutto il capitolo. Ok. Quante strade. Qui possiamo andarci? Ok, no, qui no. Qui niente. Possiamo andare per forza. Guarda caso, nell'unico punto in cui c'è un corrente. Ah, ok, possiamo salire. Ah, un sacco di porte ci stanno. Ma a parte che mi è preso un infarto. Ma è chissimissimo. Ma quanti segreti ci stanno in sto gioco? Cioè, se uno non apre la porta e va via, si perde questa cosa così. Ma ci posso interagire o me magna? Oh! Pronto? Posso entrare? Mamma, quanto è creepy. Cioè, chi si? Non posso interagire con lei. Chi si? Gioia? Non ci posso... Ah, non la posso andare a vedere? No, è proprio un segreto incredibile. Sta guardando la foto di un bambino. Di una bambina. Niente, è distratta a vedere una foto. Mai potevo immaginarmi sta cosa io, eh. Così su due piedi vi direi che lei vede la foto di com'era prima di diventare Kissimissi, forse. O forse era una bambina a cui ci si era affezionata. Non potevo, questa cosa non me la potevo immaginare. Che bella sta cosa, una chicca veramente meravigliosa. Amici per la pelle, mi sa che era una bambina con la quale lei c'era legata molto. Che perché ci fa Kissimissi qua? Poppy? Possibile che è Poppy quella? No, non penso che sia Poppy.
Sarebbe carino che fosse Poppy. Poppy e Kissimissi, infatti il trailer si vedono insieme. Vabbè, questa cosa è di una dolcezza infinita, però. Inaspettato e dolcissimo. Veramente una cosa carina. Assurdo. Mai potevo immaginarmela una cosa così carina. Però a noi ci serve la batteria. A noi ci serve la batteria. Oh mamma mia. Non l'ho rotta io la bottiglia, vero? La batteria, grazie. Allora, questa è la statua di un orsetto? Ah, è lui che fa casino? È la statua di un... di un bear hug. E qui dove vado, scusami? Mi sa che ho sbagliato strada. Addirittura le catene qui. Che robetta. Allora, no, lei è proprio fissa qui. Vabbè, niente, andiamo. No, mi assò questa cosa di Kissimissi, è adorabile. Però mi sono perso. Alla grande mi sono perso. Ah, eccolo. Ok, beh, dobbiamo aprire due porte, vedi? Vedi, metà sole da una parte e metà sole dall'altra. Mi sa per questo episodio mi sa che ci dobbiamo fermare qui tra poco, ragazzi. Spero mi abbia salvato. Un lavandino, qui c'è un'altra di queste macchinette con carta, qui niente. Ok, oh mamma mia, questo che è un'altra Giwaki, un'altra Giwaki, mamma mia, che ansia. Questa cosa è fighissima, i nuovi berry, che figata. Perfetto. E mo? Allora, io ho sentito ridere una cosa, però, siamo tornati nella... Io c'ho sempre paura di queste scatole, guarda, Vabbè, ce ne stanno talmente tante. Però io non so dove devo andare adesso. Perché lì dice di scendere. Hi there, I'm Piggy Piggy. Non so se è un momento adatto per mangiare, Ok, roast beef, sì, roast beef, Vabbè, un maialino che mangia. Se sta mangiando i suoi amici? Elefante, pollo. Non ci voglio diventare amico tuo perché tu mi vuoi mangiare. Secondo me se ne è mangiati. Cioè, veramente inquietante. Non so dove devo andare, quindi... Ah, salvataggio! Meno male, salvataggio. Ora io mi chiedo, però, la direzione giusta è qui? Oppure... dobbiamo scendere? Chi lo sa? Ah no, torniamo là, secondo me torniamo. Voglio fare un esperimento. Allora, qui forse si va avanti. Se io scendo qui, che succede? Qua sotto, che succede? Dove vado a finire? Ah no, torno semplicemente sotto. Ragazzi, mamma mia che episodio. Io penso che concludo qui l'episodio, ragazzi. Mamma mia. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo terzo episodio di Poppy Time. Assurdo, è il mio preferito per adesso. Ci sono stati tutti quanti in questo episodio in Academia. Ragazzi, il coso sia con voi. Ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video. Il seguito di Poppy Time capitolo 3 e chissà che cosa succederà in questo canale incredibile. Speriamo che Catnap non ci ciuli da dietro. Però probabilmente succederà sicuramente. Ragazzi, il coso sia con voi. Ci vediamo alla prossima.